Anabio è una cellula CIA ehm, che si occupa di biologico, diciamo è la cellula eh, più irrequieta. Noi siamo rappresentanti della, delle aziende agricole e biologiche CIA in tutto il territorio regionale. E, la nostra iniziativa è partita il 14 maggio con una lettera di eh, presentazione di un progetto, meglio una lettera di eh, presentazione a collaborare a un progetto di distretto biologico che poi ha preso il nome Distretto biologico Terre Marchigiane. Ehm, il riscontro è stato, diciamo quasi immediato perché nell'arco di dieci giorni eh, il primo comune che ha mh, dato manifestazioni di interesse è stato il comune di San Lorenzo in Campo. Poi piano piano comunque eh, abbiamo avuto l'adesione di eh, altri comuni quindi vicini, quindi confinanti. Sono arrivati a 13 tutto, ecco, tutto una, tutta un'area territoriale che è eh, entusiasta di poter operare. E, e, Appunto di essere vicina al, al mondo agricolo, ma a tutta la comunità territoriale e rurale. Questo distretto biologico Terremarchigiane opera appunto a livello eh, territoriale lavorando pro sistema, quindi coinvolgendo tutte, eh, il, tutto il comparto delle filiere e più che altro puntiamo anche a coinvolgere i giovani, quindi intervenire anche nelle scuole, nelle mense scolastiche, creare dei, anche del, degli orti all'interno delle scuole per far capire ai, ai giovani da dove viene il cibo. I comuni che hanno ehm, aderito e hanno praticamente deliberato il protocollo d'intesa sono Pergola, Fossombrone, Fratterosa, San Costanzo, Terre Roveresche, San Lorenzo in Campo, Mondavio, Cantiano, Cagli, Frontone, Serra Sant'Abbondio, Sant'Ippolito e Monteporzio. Questo protocollo non è altro che un'adesione un di costituire questo distretto biologico. Eh, abbiamo già un, diciamo, scritto una bozza di statuto. Eh, per poterci appunto costituire inizialmente come associazione una realtà crescente quella del biologico nella nostra regione. Abbiamo tantissime aziende agricole che hanno aderito al protocollo d'intesa, perché il protocollo d'intesa non è composto solamente da comuni, ma abbiamo anche un centinaio di aziende agricole. Chi volesse uh, avere ulteriori uh, chiarimenti, informazioni in ordine al Distretto Biologico Terre Marchigiane, eh, saremmo ben lieti di darle, anche perché um, io dico che uh, non dico che il metodo biologico sia il metodo migliore, questo ci tengo a dirlo. Eh, ognuno ha il suo credo, però certamente eh, il biologico è chiamato in questo momento ehm, che stiamo vivendo a fare da aggregario al territorio per riportare ehm, diciamo, eh, sintonia ehm, l'agricoltura con l'ambiente ma anche con tutto, tutta la comunità, quindi anche per il turismo. Vorremmo lavorare proprio a 360 gradi e come ho detto ripeto a sistema e il biologico farà da gregario.